a la costa del sol, vamos todo a cantar a la playa del mar, que la noche será solo un fuego de amor, es un celito lindo, oh, oh, ci sarà per noi, es un celito lindo, oh, oh, ci sarà per noi. Te quiero, te quiero, te quiero marinero, te quiero, te quiero, te quiero por favor, te quiero, te quiero, te quiero marinero, te quiero siempre del Palamo. Ay, bayón, 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 ay, bayón del marinero, sotto l'ombra di un sombrero mi giuraste eterno amor. Ay, bayón, 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 ay, bayón del marinero, galeotto fu quel sombrero, oh marinero, oh marinero, e per colpa di quel sombrero mi rubasti il corazón. Sombrero, oh marinero, oh marinero, e per colpa di quel sombrero mi rubasti il corazón. Vamos todo a bailar a la costa del sur, vamos todo a cantar a la playa del mar, que la noche será solo un fuego de amor, es un celito lindo, oh, oh, ci sarà per noi, es un celito lindo, oh, oh, ci sarà per noi. Te quiero, te quiero, te quiero marinero, te quiero, te quiero, te quiero por favor, te quiero, te quiero, te quiero marinero, te quiero siempre. Partita che vi soddisfa. Sì, direi di sì, credo che sia un'altra tappa, insomma, verso il lavoro che stiamo facendo, un lavoro importante, e oggi credo che i ragazzi hanno dato un'ulteriore risposta riguardo a tutto il lavoro che il mister sta proponendo loro, quindi diciamo che poi la partita è un po' l'ultimo viatico verso un lavoro fatto durante la settimana, e credo che alla fine i risultati oggi, non parlo del risultato che secondo me è una diretta poi conseguenza di quello che è lo sviluppo della partita, però ovviamente abbiamo visto buone cose e altre cose meno buone, però sicuramente siamo sulla strada giusta, ecco. Rispetto alla partita con i tedeschi, dove ci sono stati maggiori progressi? Ma insomma, il mister chiede tantissima intensità, squadra corta, insomma, aggredire gli spazi, gli avversari. Credo che oggi sia stata comunque una risposta importante. Poi ovviamente tutto questo viene consolidato ancora di più dalla condizione che ogni giorno che passa migliora, perché i carichi di lavoro comunque sono pesanti, e più vai avanti e più la condizione di conseguenza sicuramente si alza di livello, e oggi ne è stata la dimostrazione, ecco. E dove si può ulteriormente migliorare, progredire? Ma guarda, io sono dell'idea che non si finisce mai di migliorare, quindi sotto tutti gli aspetti, anche perché poi ovviamente quando ti vengono proposte cose nuove, concetti nuovi e cose diverse, ovviamente devono essere recepite nel minor tempo possibile, perché sembra che il tempo sia tanto, ma poi alla fine non è così, anche perché poi il 4 febbraio affrontiamo la prima di campionato e di conseguenza, però insomma io credo che questo sia un gruppo che è veramente pronto, sempre pronto nel recepire e nel lavorare, e di conseguenza insomma la risposta la stanno dando loro con quello che il mister propone, con quello che il mister gli chiede, e le risposte credo che siano molto molto positive, ecco. Soddisfatti anche dei nuovi inserimenti? Sì, direi di sì, ovviamente poi sai, io credo che più cresce, come ho detto prima, la condizione, più ti rendi conto dei valori di quelli nuovi, anche perché poi quelli vecchi tra virgolette li conosciamo già da questo punto di vista,
però insomma io credo che le basi siano molto molto buone su cui lavorare, ecco.